Enrico Martini, genovese, laureato in scienze naturali e scienze biologiche, ha insegnato presso la facoltà di scienze e la facoltà di architettura dell'Università di Genova. L'abbiamo avuto con noi il 23 ottobre scorso, nella prima parte di questa conferenza sulle foreste, meravigliosa e insostituibile. La registrazione di quella conferenza è disponibile online. Questa conferenza fa parte di quel ciclo che Zenzero ed Eco Istituto abbiamo avviato l'estate scorsa quando si è cominciato a parlare di transizione ecologica e abbiamo cominciato a chiederci quale tipo di transizione ecologica vorremmo. E abbiamo invitato esperti da tutta Italia su temi diversi che intervengono online e le conferenze possono essere seguite in presenza al Circolo Zenzero di Genova, oppure in collegamento Zoom, sono registrate e sono scaricabili dalle nostre pagine social. Come sempre, prima di concludere, di passare la parola a Federico Valerio di Eco Istituto, che avvierà la conversazione con Enrico, vi ricordo che per la discussione finale preferiamo che le domande vengano poste in chat, in modo da dare a tutti la possibilità di esprimersi. E vi raccomando caldamente di tenere spenti i microfoni e anche la videocamera. Questa volta più del solito, perché il nostro abituale regista Christopher questa volta non è presente, mi ha passato il controllo della situazione. E quindi se voi non spegnete posso farlo io per voi. E quindi mi scuso già in anticipo, ma se sarà il caso, interverrò io a chiudere il vostro microfono e a spegnere la telecamera. Tutto qui e a te Federico. Sì, allora buongiorno a tutti, ringrazio Enrico per la sua presenza e gli chiedo subito di cosa si parli oggi. In pratica il tempo è paurosamente limitato, quindi parlerò come una mitragliatrice e spero di rimanere nei limiti che mi sono stati dettati dagli organizzatori. Molte mie affermazioni avrebbero avuto bisogno di ben più immagini per comprovarne la veridicità. Pensate che per mostrare come si arrivi al Bosco di Lecce, dalla Roccia Nuda, in un audiovisivo che Pro Natura Genova darà in prestito gratuito alle scuole, ho Andare un po' assemblato più piano, 210 Enrico, dai. immagini. Qui Scusa, l'argomento Enrico. sarà trattato con 17 foto. Inizio con le Sì, no, ma vai pure con calma, casomai ci rivediamo un'altra puntata, chiedo scusa, Enrico, Va perché bene. sono molto interessanti le cose che dici, quindi preferisco che le fai pure Prima, lei. Prenditi va tutto il bene. tempo che vuoi, non c'è problema per No, quello che ci siete parli. molto gentili. Vai pure. Prima, farò vedere delle meraviglie della foresta vergine, poi parlerò dei boschi. Ma focalizzando un aspetto, i postulati della pseudoecologia, scemate che però albergano nella pianificazione territoriale italiana. Ne ho scelti 18. Vedrete e poi giudicherete voi. Ecco. Vi volevo dire ancora che quell'argomento che per Pro Natura Genova è consistito in chiacchiere e 210 immagini, qui sarà trattato soltanto con 17 foto. Varie immagini derivano da fotografie antiche più o meno degradate, ma siccome sono un documento, vi chiedo scusa, ma le ho dovute per forza inserire. A questo punto, alla fine ci sarà una parte propositiva, e cioè l'uso della pellicola infrarossa a falso colore per censire lo stato di salute degli alberi, e anche discorsi per quanto riguarda il blocco dell'anidride carbonica tramite pannelli fotovoltaici, e vi citerò il mio caso con dati che sono aggiornati a ieri mattinata. Sono a disposizione, quando mi date il là, io parto. Lorenzo. Già. Vai tranquillo, stiamo già registrando, quindi a te. Allora, per prima cosa, leggo così risparmio tempo. Difendiamo l'italiano. Termini come piantumare e piantumazione non esistono nella lingua italiana. Si usino termini come piantare e piantagione o, se si vuole essere un po' più eleganti, mettere a dimora e messa a dimora. La legge, abbreviamo, un albero per ogni bambino che nasce,
del 1992 è stata aggiornata, modificata, integrata nel 2013. Ci sono i riferimenti di legge. Se poi qualcuno vuole degli approfondimenti in fase di dibattito, per favore mi attivi. Il testo, però, l'ho letto, sembra preoccuparsi più degli aspetti burocratici piuttosto che di quelli ecologici. E quello che tanti non considerano è che, come gli animali, anche i vegetali hanno esigenze ecologiche che devono essere rispettate. Non possiamo mettere un albero di Natale, nessuno si chiede dove cresca spontaneamente sulla terra, ma è una specie centro-nord europea siberiana vicino a una palma delle regioni tropicali. E se uno lo vede intristire, si consola dicendo non ho il pollice verde. Queste sono asinerie ecologiche. Tanto più questo se si intende impiegare alberi per produrre ossigeno e bloccare anidride carbonica. Solo un albero che veda soddisfatte al meglio le sue esigenze ecologiche può garantire col tempo buoni rendimenti e risultati. Pini e abeti sono sempre verdi, ma il loro metabolismo è ridotto e per questo che loro le buscano se vengono insediati in ambienti facili per la vita. Devono trovarsi in ambienti difficili, che respingono le latifoglie, che respingono le querce sempreverdi. Allora lì sono competitivi loro. Il loro metabolismo, non posso scendere nei in particolari di anatomia vegetale, ma vi garantisco che il loro metabolismo è partito. Forse posso tornare indietro, vediamo un attimo. Sì, il loro metabolismo è ridotto. Le latifoglie sono le migliori, però perdono le foglie in autunno e le riacquistano in primavera, quindi il miglior rendimento si ha in 5 mesi all'anno, da maggio a settembre, e poi basta. Restano le querce sempreverdi che come rendimento sono intermedie tra le conifere e le latifoglie, e ci sono anche loro tutto l'anno. Eventualmente poi approfondiremo. Primo postulato della pseudoecologia. Io sì che sono un ecologo. Se uno non lo pensa come me vuol dire che non capisce niente. Io ho tanti esempi. Ho una proiezione che dura 50 minuti su sbagli di pianificazione territoriale dovute al fatto che ha pensato una testa sola. Me l'hanno chiesta in Toscana. Mi hanno chiesto una lezione magistralis con parole molto difficili e io ho scelto questo. Quando pensa e decide una testa sola e poi ci ho dato dentro. Viva i gruppi di studio multidisciplinari, vi cito l'esempio più semplice. Cosa fa la Regione Liguria? Dà i soldi a un parco, diciamo il peccato ma non il peccatore che è più fine, per fare un itinerario botanico. A chi si rivolge il parco? Ovviamente è un architetto, gli architetti sono dei tutologi. Cosa fa questo architetto? Va in giro, non sa niente di botanica, vede un ippocastano alto 20 metri e cosa ci fa scrivere sul cartellino? Palma di San Pietro, la palma nana, alta al massimo 2 metri, Mediterraneo. Ora, ho cercato di sapere dall'ufficio parchi chi è questo architetto, non me l'ha voluto dire, il parco sì, ma l'architetto no. Eccola la palma nana. Ed ecco l'ippocastano, ma come è fatto questo disgraziato a chiamare palma di San Pietro? Ha guardato, l'ha visto alto 20 metri, ha detto, per essere palma nana è un po' alto, vabbè, ma sarà così, sarà tanto cresciuta perché si trova bene nella natura. Chiamiamolo col secondo nome, palma di San Pietro. Censura su quello che penso, mi stanno registrando. Secondo postulato della pseudoecologia, la natura è una realizzazione della mutua. Se il pianificatore territoriale ci mette le mani, non può fare altro che migliorare la situazione. Ed ecco un meraviglioso verde costruito, anche qui da un architetto. Alberi, una cozzaia, un fitto misto, un'insalata russa, un minestrone con esigenze ecologiche diversissime, in uno spazio ristretto e si stanno dando delle botte per riuscire ad avere un pochettino di luce del sole. Non fidatevi, sottoponete sempre a vaglio critico tutto quello che osservate, sentite e leggete. Non fidatevi neppure degli esperti. E anche qui diciamo il peccato ma non il peccatore. Soldi della regione Piemonte. Le sistemazioni idraulico-forestali. Cosa leggiamo in fondo a destra? Andiamolo a vedere da vicino. Una stima basata su dati rilevati comparativamente nelle regioni sud-orientali degli Stati Uniti d'America ha portato a concludere che uno strato di suolo limo-argilloso dello spessore di 18 cm della pendenza del 10% viene completamente asportato per erosione nei seguenti periodi di tempo. Foresta naturale di latifoglie 575.000 anni, più di 500.000 anni per togliere 18 cm di terreno
su una pendenza del 10%. Ma se noi andiamo a vedere il meraviglioso bosco del Cansiglio, vediamo l'albero al centro, avrà sì e no un secolo e ha già le radici da fuori. E altri alberi vicini, che sono più giovani, hanno anche loro le radici da fuori. Ma che cosa hanno visto queste persone? Il disordine urbanistico è quello di... non dico i peccatori, ma il numero uno era il numero uno della forestale del Piemonte. Il disordine urbanistico e quello edilizio sono facilmente percepibili. Quello vegetazionale, chi vedendo un albero sa dire con certezza se è quello giusto nel posto giusto, chi sa individuare le tappe del dinamismo vegetazionale in un dato territorio, questa ignoranza che conseguenze ha per la nostra comunità, quanto ci costa? Rapidissima sintesi, con la fotosintesi clorofilliana, impiegando energia luminosa, le piante utilizzano acqua e anidride carbonica, sottraendolo all'aria, ricavando zuccheri e liberando ossigeno, il più prezioso dei gas di scarico, almeno per chi respira, per chi fermenta è un veleno. Allora ribadiamo, questo processo garantisce un elevato rendimento solo se l'albero vede soddisfatte al meglio le sue esigenze ecologiche, cioè se l'albero giusto è cresciuto nel posto giusto e le sue chiome non sono limitate da quelle di altri alberi contigui. Queste cose dobbiamo ricordarle quando decidiamo una messa a dimora. Definizione di bosco e di foresta, quella della FAO. Un bosco è un territorio con copertura arborea superiore al 10%. Ma stiamo scherzando. Se è solo il 10%, come facciamo a chiamarlo bosco? Estensione di oltre mezzo ettaro con alberi alti a maturità almeno 5 metri. La FAO è l'organizzazione delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'alimentazione e l'agricoltura. Altri hanno optato per una copertura arborea superiore al 20%, per me è ancora troppo poco. Ma la cosa più assurda è che è stata distinta una categoria altre terre boscate, che comprende 4 livelli fino al più basso, cespuglietti e arbusteti, superficie minima mezzo ettaro, altezza inferiore a 2 metri. Le statistiche li considerano boschi. Se ne deduce che le statistiche per l'Italia sono tutte falsate. Questo è un esempio di macchia mediterranea, con cespugli che sono alti 1,5 metri, e dobbiamo chiamarla bosco. Ma siamo matti? Definizione di foresta, un bosco più esteso e più fitto. Mamma mia che approfondimento, amore, compari nel video. Ho la moglie qui di lato. No, Baggiani Belgrano non si vede, te l'ho già salutato io. Ciao, scusate tutti. Definizione di metro, guardate invece i fisici. La distanza che la luce percorre nel vuoto in un 299.792.458 di secondo. Insomma, penso che botanici, forestali e agronomi abbiano tanto da imparare dai fisici. Vero Maria Teresa? Definizione corretta ecologico-fitogeografica. Il bosco è un insieme di alberi con le chiome monostratificate che a maturità arrivano tutti più o meno alla stessa altezza. La foresta è un insieme di alberi con chiome pluristratificate fino a 5 strati di chiome arboree sovrapposti sulla stessa superficie. I boschi si trovano nelle regioni temperate, le foreste nelle regioni equatoriali. Questa è una bellissima faggeta, è un bosco, gli alberi a maturità sono tutti alti nella stessa misura. Questo è un bellissimo Lariceto, siamo nella riserva, quello precedente si trovava al Passo Cirone vicino a Pontremoli. Questa è la riserva delle Navette, nell'entroterra di Sanremo Bordighera Ventimiglia. È un bellissimo Lariceto, ma è un bosco. Ed ecco le foreste pluristratificate. Ho una conferenza sulle foreste vergini che mi impiega per un'ora. Vedete? Chiome arboree, dagli alberi che sono 10 metri a quelli che sono 70-80 metri. Tutti che insistono sulla stessa superficie. Un ecosistema incredibilmente ricco di vita, ma anche fragilissimo. Non lo si pensa che sia così. Lo strato di terreno è molto spesso. La roccia madre si trova a profondità anche di più di 100 metri, dove non arrivano le radici degli alberi. Lo strato di terreno è molto spesso e le frequentissime piogge fanno scendere i principi minerali dell'humus oltre la profondità a cui le radici degli alberi possono spingersi. Per cui gli alberi possono nutrirsi di elementi minerali, mentre questi stanno scendendo a profondità tali che loro non possono più recuperarli. Questo le persone non lo sanno. Su singoli alberi si sono rinvenute 43 specie diverse di formiche sullo stesso esemplare.
oltre 950 specie di coleotteri, per non parlare degli altri insetti. Sui rami oltre 5.000 esemplari di specie di orchidee, molte delle quali sconosciute alla scienza. Nelle foreste vergini ci sono i 9 decimi del DNA del mondo. In Ecuador, uno degli stati del Sud America più piccoli, 25.000 specie di vegetali superiori, 4.500 solo di orchidee, e chissà quante devono ancora essere scoperte. 100 specie di scorpioni, 360 di anfibi, 500 di rettili, 1.500 di uccelli, 80 di colibrì, 300 specie di mammiferi, 100 di soli pipistrelli. Ecco l'aspetto della foresta vergine. Quando sono stato in Ecuador, io ho visitato una foresta vergine, ma era una foresta vergine di montagna ed era B massimo 3 stratificato. Comunque ho tolto tutte queste immagini per brevità dell'eloquio. Sono posti straordinari, ma anche molto pericolosi, come fra poco vi mostrerò. Ecco padre Giovanni Onore, un sacerdote che ci ha accolti quando siamo stati in Ecuador, e anche professore di zoologia, con donazioni soprattutto dagli Stati Uniti, ha comprato 8 km quadrati di foresta dove è vietato tagliare il singolo albero. La si lascia così com'è. Non avete idea di quello che è stato trovato in questi 8 km di foresta quadrati. Addirittura è stata trovata una rana che ha un veleno che non può inoculare perché le mancano i mezzi per inocularlo, ma che è un veleno da cui si può estrarre un potentissimo anticancro, e lo stanno studiando negli Stati Uniti. Guardate che foglie sono costrette a costruire queste piante delle foreste vergini. Il problema è la luce, perché gli alberi più alti schermano la luce a tutti quelli che stanno sotto. Guardate, questo è un fico strangolatore. E dov'è l'albero intorno a cui si era avvoltolato? E non c'è più. Lo ha portato a morte, e questo albero è stato distrutto dal metabolismo acceleratissimo di tutti gli organismi decompositori, soprattutto batteri e funghi, anche insetti che rodono, eccetera, eccetera, eccetera. E guardate questa immagine. Qui siamo alla base di un fico strangolatore senza più l'albero che è stato distrutto. Guardate i piedi di questi indigeni. Vedete che sono scalzi? Formiche 15 minutes. Perché si chiamano 15 minuti? Perché se andiamo noi scalzi lì e una formica ci pinza, abbiamo 15 minuti di tempo per iniettarci l'antidoto, se no moriamo. E loro sono un esempio meraviglioso di adattamento che ha richiesto chissà quante migliaia di generazioni, e in pratica per loro il morso di queste formiche è privo di effetti. Guardate il rigoglio delle piante piccole alla base degli alberi più grandi. Devono crescere sugli alberi con tutta una serie di adattamenti per sfruttare l'acqua, e lì non c'è un problema perché piove spesso nella foresta vergine, l'umidità è altissima, ma anche elementi minerali che scendono giù dall'alto dove ci sono piante in decomposizione. Ecco, e anidride carbonica ce n'è quanto se ne vuole. Il rigoglio della vita. Guardate le radici tabulari di questo ficus, come sostengono la pianta. Piante carnivore come questa Nepenthes, con il suo ombrellino per evitare di diluire i succhi gastrici che sono in fondo a quella specie di orcio, e lì piove spesso. Ah, la Rafflesia arnoldi, il fiore più grande del mondo, può essere superiore al quintale di peso e a 1 metro di diametro. Una puzza terribile di cadavere, ma serve per attirare le mosche e i coleotteri che si nutrono di carcasse. E si impollinano per bene e poi vanno a mangiare da un'altra parte, cioè vanno a iniettare le loro uova nel corpo di questi fiori. E ecco un servizio postale a prova di sciopero, portano anche il polline e la Rafflesia può avere dei discendenti. E guardate questo, Amorphophallus titanus. Le due specie, Rafflesia e Amorphophallus, sono esclusive dell'isola di Sumatra. Una infiorescenza con un unico asse, alta 6 metri. Quando poi si sono sviluppati i fiori femminili, è tempo 2 o 3 giorni, quelli maschili, ancora pochi giorni e poi tutto crolla,
e nasce una foglia che è larga 5 metri e alta 6 metri. Poi va in disfacimento, ma intanto la fecondazione è già avvenuta e questa, anche lei puzza di cadavere in modo terribile, anche lei sfrutta mosche e coleotteri che mangiano cadaveri. Evito di citare nomi, magari qualcosa vi dico, ma così risparmiamo tempo. Guardate le meraviglie della foresta vergine, le orchidee sono qualcosa di straordinario. Sono presi da libri e nella proiezione estesa ho indicato questi libri perché è corretto citare la fonte. C'è un rispetto della proprietà delle opere dell'ingegno, ma qui per fare in fretta li ho tolti nella proiezione velocizzata. Questa è una specie di fungo, ma guardate che mirabili di organizzazione, tipo le morchelle nostre. Sugli animali ho dovuto dare un taglio perché ce n'è una pletora veramente, ecco. Questo qui è il colobo rosso di Zanzibar, una scimmia incredibilmente elastica. Ah, questo è un tarsio spettro. No, scusate, questo è un lemure del mar. E cosa succede? Io non ho fatto niente. Scusate, vedo se... Ma che succede? Vabbè, successiva, via. Ok. Vediamo se riesco a evitare questi problemi. Eccolo il tarsio spettro. Papagalli dai colori vivacissimi. Questo è l'oasi dell'Orinoco. E guardate questa, è una rondine. Si chiama rondine dell'oscurità, mimetica. Ci sono dei mimetismi che sono strabilianti. Guardate anche questo, il podargo dell'Australia. Se non ci fosse l'occhio sembrerebbe tutto corteccia. I colibrì riescono a battere centinaia di volte al secondo le ali. Questo è un serpente, guardate se non è mimetico lui. E qui lo distinguete, la lucertola della Thailandia. Questo è un geco, corteccia. Camaleonti. Un tripudio di colori. Una rana, mimetica anche lei, vedete, se riesco, la testa è qui, con i due occhi, qui le zampe anteriori, sotto le posteriori. E questa qui è un fasmide, un insetto stecco, assomiglia alla corteccia su cui è posato. Questo è il tipico insetto stecco che ho anche visto in Ecuador. Un insetto che somiglia a dei rami scheletriti ed è, può essere in questi casi lungo una ventina di centimetri, la testa in giù. Questa è una mantide. Dov'è? Ecco, questa è la bocca. E qui c'è una zampetta. Ma in mezzo a questi fiori sembra uno di loro. Un ragno. Una cavalletta unicorno. No, ma perché è scomparso? Ecco, a questo punto ci sono delle specie nuove per la scienza che sono state studiate in quella foresta, quegli 8 chilometri quadrati di foresta di Padre Onore, da uno slovacco, Milan Kozanek, che ha regalato le immagini a Padre Onore perché ne facesse un uso didattico. E lui me ne ha dato copia. E quindi vi mostro queste specie che sono nuove per la scienza, battezzate da Kozanek. Guardate questo bruco. Intanto prendo fiato. Guardate la stranezza di queste fogge. Guardate questa farfalla, che spiritromba, Ale, che spiritromba enorme che ha, che parte fra i due occhi.
Avete visto che meraviglia di ricchezza che ci offrono le foreste vergini? Homo sapiens sottospecie sapiens, signori. Prese da internet, se ci fosse scritto la fonte, l'avrei citata senz'altro, non c'è niente. Bestiale, perché poi queste uccisioni di esseri viventi, vegetali e animali, devono servire a creare pascolo, ma neanche a prendere gli alberi e a ricavarne qualche cosa. Pascolo, ma col fatto che il suolo diventa nudo, e col fatto che c'è uno strato di terreno che è spesso anche più di 100 metri, e col fatto che piove spessissimo in queste zone, le acque asportano. I corsi d'acqua del Brasile sono tutti marci di fango. E in 2 o 3 anni non c'è più spazio, non c'è più il substrato per coltivare, perché gli animali possano brucare erba. E allora cosa si fa? E andiamo a bruciare da un'altra parte. Altri chilometri quadrati di foresta, ogni anno viene bruciata una superficie che come minimo è Piemonte più Lombardia. Vedete, questo è il rigoglio della foresta vergine del Brasile. E gli animali finiscono bruciati. Questa è un'anaconda. L'anaconda è un serpente che è il più grande del mondo, può essere lungo 10 metri e pesare più di 1 tonnellata. E Anguillara Veneta va a dare la cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro, perché il nonno è partito da lì con Salvini, che gli porge le scuse a nome del popolo italiano per le contestazioni subite. Vergogna! Prima di continuare con i postulati della pseudoecologia, vediamo come nasce un bosco e che tipo di bosco, lasciando fare alla natura, accelerando solo i tempi. Roccia nuda. Licheni e muschi che si disputano la roccia nuda, erbette pioniere. Dopo arrivano le piante legnose nane, i cosiddetti suffrutici come il timo, e creano un'associazione che si chiama gariga. La gariga migliora il suolo e consente l'insediamento anche di arbusti. E si passa alla macchia mediterranea. La macchia mediterranea migliora il suolo. Della macchia mediterranea sono circa 130 le specie che costituiscono la macchia nella regione mediterranea. Vi mostro solo il corbezzolo per farvi vedere, intuire le potenzialità che questo arbusto ha, che non si trova nei vivai forestali, perché li trovate nei vivai di quelli che vendono piante ornamentali. Allora, un fogliame che poi, quando cade al suolo, morto, dà ottimo humus. Frutti che possono sfamare molti animali appartenenti a diversi gruppi, ma soprattutto nei luoghi frequentemente incendiati, una capacità di rivegetare dopo il passaggio del fuoco che è strabiliante. In un anno, guardate cosa ha costruito questo cespuglio che sembrava morto, azzerato. Quest'altro addirittura ha delle infiorescenze che cominciano a un anno dopo l'incendio che fa ancora dormire tutto il resto intorno a lui. E perché non lo coltiviamo nei vivai forestali? Per lo scorno degli incendiari dolosi, perché i rimboschimenti si fanno con gli alberi, tutto il resto è cespugliame. Ma scherziamo, ma ce li abbiamo gli occhi per andare a vedere queste situazioni. Sulle coste dell'Italia meridionale, un pochino di quelle dell'Italia centrale, ma a sud, 2 specie prevarrebbero. L'olivo spinoso, che è il progenitore dell'olivo domestico, come questo esemplare che vi mostro, e di cui esiste un esemplare millenario in Sardegna. Guardate, ho tolto altre 2 immagini che lasciano veramente esterrefatti di fronte alle dimensioni di questi olivastri. E poi il carubo. Loro due farebbero fuori gli arbusti più bassi. Torniamo nella nostra zona, ma anche nella parte alta delle coste dell'Italia centrale settentrionale. Proprio quando la macchia mediterranea è più densa, è più fitta e il suolo è scuro, ecco che si creano le condizioni perché arrivino le plantule del dominatore futuro, che è il leccio. Perché
Le plantule, essendo il leccio la lettera Z dell'alfabeto, alla fine di un lungo processo evolutivo, hanno bisogno di un suolo che sia molto ricco come principi nutritivi e come acqua. Hanno bisogno di essere protette dal vento, da un eccessivo irradiamento del sole. E queste condizioni le trovano proprio nel fitto della macchia mediterranea. Per fare questa foto con questo leccio giovane che sta venendo su, ho dovuto usare il flash stando a pochi centimetri, c'era buio pesto. Ecco le ghiande e le foglie del leccio adulto. Il leccio è un albero che può vivere anche 1000 anni, colossale. Questo, sì, quello precedente l'avevo fotografato a Massa Marittima. Questo invece è vicino all'abitato di Salve in Puglia. Guardate che tronco e che rami. Questo invece è a Sarodda Manna in Sardegna, anche lui un vero e proprio gigante. Beh, se la fine di un lungo processo evolutivo lo troveremo dappertutto. Non è vero niente, lo troviamo dove, in posti che non servono all'uomo. Sono pochissime le leccete. L'uomo ha trasformato enormemente l'ambiente. Non ne abbiamo la percezione, ma in un'immagine successiva la vedremo. Ecco, dove esiste ancora il bosco di leccio, molto spesso si tratta di un bosco sfruttato per il legname da secoli. E allora si formano dei cespuglioni. Però vedete, anche in questi cespuglioni, che voi intuite, di cui intuite la presenza in questa parte alta, vedete che c'è uno stuolo di piantine figlie. E se c'è la prova che all'interno del perimetro del bosco ci sono i discendenti, abbiamo la percezione che questo bosco è in equilibrio con l'ambiente, quello giusto al posto giusto. E se non è in equilibrio con l'ambiente, vuol dire che sta preparando l'avvenuta della lettera Z dell'alfabeto. Qui c'è stata una pioggia molto forte, ha asportato le foglie, ma vedete che non ci sono solchi erosivi, come mai? Ma perché la lecceta produce una quantità enorme di humus che si impregna con un effetto spugna di alta efficienza. Non c'è un processo erosivo, nonostante che le acque abbiano ruscellato. E il leccio lentamente si sta riprendendo il posto che gli spettava. Qui siamo in un castagneto di bassa quota. E il castagno è stato messo anche lontano dalle condizioni ottimali per la specie. Bisognava mangiare castagne in inverno. Sopra il bosco di leccio ci sarebbe il bosco di robere. Guardate questo esemplare in veste invernale, che meraviglia di chioma che ha. E sopra il bosco di robere il bosco di faggio, la faggeta. Un'altra immagine della foresta, del bosco del Cansiglio. Adesso mi faccio anche io coinvolgere, la chiamo foresta. Dopo è il regno delle conifere. La prima che vi mostro è l'abete bianco, con le sue pigne rivolte verso l'alto. In realtà l'abete bianco ha esigenze simili, ma non identiche a quelle del faggio. Se poi volete, in fase di dibattito, io vi spiego poi quali sono le differenze, che non si trovano nei libri, ma bisogna ragionarci un pochino. Dopo è il regno dell'abete rosso, con le sue pigne pendule, l'albero di Natale, insomma. In aree che sono calde d'estate, fredde d'inverno e aride, il pino silvestre, il pino cembro, uno dei pini più belli, che lotta con l'arice per arrivare alle quote più alte. Ci sono cembri fino a 2300 metri, l'arice fino a 2400. Ecco la pigna e i ciuffetti di aghi dei larici. Terzo postulato della pseudoecologia: il bello estetico è certamente anche bello ecologico. Controprova, ecco, siamo nelle Alpi del Cadore, le montagne si stagliano sullo sfondo e due ondate di abeti rossi. E chi si ostinerebbe a dire che il bello estetico non è anche bello ecologico? Io. Perché qui ci sarebbe il bosco di faggio, perché siamo a 1400 metri d'altezza ed esposti a nord, in un clima che è abbastanza piovoso, con un'umidità dell'aria più che discreta anche nella buona stagione. Il bosco di faggio è stato totalmente eliminato, ma io lo capisco perché voi non avete idea di quanti tronchi di abete rosso siano diventati alberi di velieri. E bisognava sfruttarlo l'ambiente per queste cose. Era un legno da opera, formidabile. Capisco che sia stato sostituito
del faggio, però lasciatemi dire che non è affatto vero, anzi non è quasi mai vero che il bello estetico sia anche bello ecologico. Infatti, tempesta Vaia, 27-30 ottobre 2018, scirocco a 208 km l'ora. Ecco il risultato da Passo Mangan. La quasi totalità sono abeti rossi. Questi splendidi alberi, perché sono splendidi, certi sono alti 60-70 metri, una selva di radici superficiali. E quelle profonde che devono aggrappare non ci sono. Qui ci sono due abeti rossi che sono crollati per il vento della tempesta Vaia e vedete che le radici sono solo superficiali. Quindi sono esposti sia alle trombe d'aria che li risucchiano verso l'alto e la ferita del terreno è circolare, sia ai colpi di vento laterali, e in questo caso la ferita nel terreno è triangolare. Quando ho visto due forestali che dicevano come mai qui c'è una ferita che è circolare, allora ho dovuto spiegare io, ma perché qui c'è stata una tromba d'aria che ha risucchiato verso l'alto gli abeti rossi. E guardate le latifoglie, in mezzo ai cadaveri degli abeti rossi e di altre conifere, anche quelle con tronchi molto sottili, hanno superato i 200 all'ora del vento. Vedete? Ma per crescere il faggio. Quarto postulato della pseudoecologia, il taglio periodico fa bene al bosco. Sì, al posto del tronco compaiono tanti getti basali, cosiddetti polloni, però questi poveracci sono in 20 assisi a un tavolo dove c'è da mangiare per uno. È chiaro che non potranno avere dei rendimenti notevoli, anche per fissare l'anidride carbonica, ci vuole un metabolismo vivace. E quanti cedui ci sono, cedui da cedo in latino tagliare, io taglio, quanti ne abbiamo in Italia? E perché devono essere calcolati nelle statistiche esattamente come i boschi d'alto fusto per quanto riguarda la capacità di assorbire ossigeno e di bloccare anidride carbonica, di liberare ossigeno con la fotosintesi e di bloccare anidride carbonica? Le statistiche dovrebbero essere molto, ma molto perfezionate. Questi sono dei cespuglioni. E poi, se non succedono eventi avversi, diventano tronchi i migliori, però sotto rimane una situazione molto molto delicata, loro poi si inclinano e collano, i cedui invecchiati dovrebbero essere trasformati, farli diventare frustaglie come i cedui normali, perché vedete qui la tempesta Vaia che ha salvato, non è riuscita a danneggiare i faggi, ha distrutto, ha sradicato questo ceduo invecchiato di latifoglia. E sotto vedete che non ci sono le radici che hanno permesso ai faggi sottili di resistere. Dobbiamo far evolvere i cedui in boschi d'alto fusto secondo le regole della selvicoltura naturalistica che sono ben codificate nelle pubblicazioni di Scienze Forestali. Questo deve essere chiaro. Bisogna spendere soldi per questo. Quinto postulato della pseudoecologia, Pino è bello e tutto il resto è serie B. Vabbè, se devo guardare sotto l'aspetto estetico, ci sono degli alberi che sono fantastici tra le conifere. Guardate questo pino domestico. E guardate questo mostro sull'isola d'Elba, vicino a una delle ville abitate da Napoleone. La moglie non c'è più, ma la moglie è quella di sinistra, nell'immagine. Guardate che tronco. Guardate che chioma, un gigante della natura. E pinete ne hanno costruite per così, però sono piantagioni, non sono boschi, capite? E se io vado sotto questi pini, ci trovo gli arbusti della macchia mediterranea che stanno migliorando il suolo per farci venire il leccio. Bel esempio di ingratitudine, perché poi il leccio le fa fuori. E vicino a quella piantagione abbiamo dei lecci che stanno benissimo, e che dovrebbero dire io sono un sovrano decaduto, ma vedrai se poi non ritorno lì. Pineta di Marinella di Sarzana, troppo vicini i pini, eccola la pineta, i lecci che vengono su e i cadaveri dei pini. Siamo a Spotorno, una bella pineta a occidente dell'abitato, la foto è troppo deteriorata, non l'ho messa,
veramente molto brutta. Immaginate che ci fossero solo i pini, un bellissimo aspetto comunque della natura. Ma tenete presente che se io creo una copertura vegetale che è artificiale, la devo difendere nel tempo dal ritorno della vegetazione spontanea. Se non lo faccio, la situazione diventa questa. Guardate, li hanno messi a un metro di distanza uno dall'altro, ma se hanno una chioma che può arrivare a 30 metri di diametro, ma non riusciamo a mettere almeno a 20 metri uno dall'altro. No, si vuole subito un effetto giardino quando si mettono a dimora queste piante che sono alte un metro, metro e mezzo. No? Ecco la situazione. E non c'è un pino giovane sotto i pini adulti, che sono anche senescenti ormai. Vedete come sono diventati. Ci sono venuti gli ornielli e ci verranno i lecci. Pino d'Aleppo, certi pini d'Aleppo sono meravigliosi. Noi ne abbiamo di pinete ma più giovani, ma qui siamo vicino ad Andorra e questi pini d'Aleppo sul mare sono una cosa meravigliosa. Il pino d'Aleppo è un miracolo di frugalità, di eliofilia, il sole bombarda e loro stanno bene, un miracolo di resistenza all'aridità e al vento, però sono anche delle torce potenziali. Qui per fortuna l'incendio ha strinato la parte bassa delle chiome, se però il vento è più forte vedete che tutta la pineta va a farsi benedire. E d'altra parte anche i pini d'Aleppo vengono col tempo fatti fuori dai lecci. E qui siamo nel Golfo della Spezia, vedete, questi sono pini d'Aleppo il cui ruolo è giunto al termine. Ma in fin dei conti, ma dove devono stare questi benedetti pini? A Pinoli? Ecco dove devono stare, sulle rocce dove hanno ogni possibilità di mostrare le loro doti eccezionali di frugalità, di resistenza all'aridità, di resistenza al sole, di resistenza al vento. Questo è il posto dei pini. Non ambienti facili per la vita. E veniamo al pinastro, quello che i botanici forestali e gli agronomi chiamano pinastro o pino marittimo, non il pino ombrello che tutti chiamano pino marittimo, quello si chiama, che vi ho mostrati prima, pino domestico o ombrello o da pinoli, pinastro o pino marittimo, quello con queste pigne massicce e questi aghi lunghi e rigidi. Anche queste pinete, viste da lontano, sono molto belle, lo ammetto. Sesto postulato della pseudoecologia, le conifere sono eccezionali preparatrici di suoli evoluti ricchi di humus. Tra questa immagine e la successiva intercorrono 10 anni esatti, perché l'ho fatta vicino a casa mia quando abitavo a Genova. Ci sono solo accumuli di aghi di pino in più. Settimo postulato della pseudoecologia, stiamo procedendo velocemente, arriviamo a 18, ma le cose da dire sono poche. Le conifere gradano ottimamente l'impatto della pioggia sul terreno, evitando il ruscellamento delle acque piovane e impedendo l'asportazione dell'humus. E tutti questi ammassi di aghi, chi ha fatto un'anima buona a rastrellare gli aghi di pino? No, sono state le acque della pioggia che hanno portato gli aghi di pino. Ottavo postulato, il bosco pulito è la situazione migliore. Quando i boschi erano tenuti puliti, erano un giardino, 3 squilli di tromba. Ecco il bosco pulito, che meraviglia, ci si può giocare a pallone, attento a non prendere facciate nei tronchi. Tutto intorno al bosco è un tripudio di vita, questi sono ornielli o frassini minori. E dentro è nato un orniello, 3 squilli di tromba. Quanto tempo ci vuole? Tanto, ma prima o poi arrivano gli arbusti della macchia mediterranea, che sono frugali, che riescono a vivere sotto i pini. Apriti cielo, il bosco si è sporcato, e perché non si pulisce? Ah, quando i cacciatori pulivano i boschi, veramente si poteva vivere meglio. Vediamo poi, perché questa macchia mediterranea ha il compito di preparare l'arrivo della lecceta, ed ecco i lecci sotto i pini marini. E i lecci crescono e stringono d'assedio i poveri pini. E adesso ci sono solo i lecci. Altre volte, soprattutto nelle pinete un po' in quota, ci sono latifoglie. E anche le latifoglie cingono d'assedio i lecci. Scusate, i pini. Sto dando i numeri, ma ho fame. Allora, questo è il bosco pulito. Ma attenzione, perché è un ecosistema molto fragile. È arrivata la cocciniglia del pino marittimo.
Ed ecco la situazione, siamo sul Monte Bignone, sopra Sanremo, a distanza di tempo. Qui siamo vicino a Sestri Levante. Con l'aiuto degli incendi, il pino marittimo è stato eliminato dal Mazzucoccus. Ecco una pineta distrutta completamente ed era un bel bosco pulito. Nono postulato della pseudoecologia, gli arbusti sono cespugliame infestante. Ma guardiamo questa immagine, abbiamo in alto i pini, e le pigne cadono tutti gli anni giù nella macchia mediterranea. Ma non nasce un solo pino perché c'è buio. I pineti hanno bisogno di tanta luce. Sono arrivate delle ghiande e stanno nascendo i lecci che faranno fuori gli arbusti e cominceranno ad assediare i pini. Quindi gli arbusti creano il bosco lettera Z dell'alfabeto. Ma c'è un grande amico dei pini, l'incendio. Basta che si verifichi di rado negli stessi luoghi. La pineta brucia tutta, le pigne vengono aperte dal calore, cadono al suolo e liberano i pinoli, e i pinoli si trovano in un ambiente luminoso, è proprio quello che ci vuole per loro, frugalissimi pure loro. Se poi non ritorna il fuoco a breve scadenza, ecco che nasce una pinetina secondaria con alberetti che sono 2 metri, 2,5 metri, 3 ciascuno, ma se viene il fuoco, se non viene il fuoco, vedete che poi alla fine si ottiene una pineta con esemplari ravvicinatissimi e debolissimi. E se ne crolla uno, si vede che era un asparago troppo cresciuto, non era un pino e non ha neanche le radici. Se invece il fuoco viene di nuovo rapidamente, ecco che sono morti i pini della generazione precedente, sono morti i pinetti giovani, campo a cavallo prima che qui si riformi un bosco. Decimo postulato, la macchia mediterranea agevola lo sviluppo della pineta e poi la pineta agevola lo sviluppo della lecceta. Vedete dove si arrampicano, su che specchi si arrampicano quelli che vogliono trovare per forza un ruolo ecologico della pineta. La pineta è la lettera A dell'alfabeto arboreo, non la lettera Z o la lettera V. La macchia mediterranea non agevola lo sviluppo della pineta perché i pini giovani hanno bisogno di luce e la macchia mediterranea gliela toglie. La pineta non agevola lo sviluppo della lecceta perché non riesce a nutrire il terreno e a dare quell'humus di cui hanno bisogno le plantule del leccio. Ma perché hanno affermato questo queste persone? Io ho fatto una leticata pubblica a Sestri Levante che sostenevano che questa immagine dimostrava che la pineta è aiutata dalla macchia mediterranea. E ho dovuto dire no signori, qui c'è stato l'incendio che ha creato un suolo libero da ombre. E allora i pinetti sono venuti su, però i cespugli della macchia mediterranea non erano morti, hanno ricacciato alla base. Adesso troviamo queste frammistioni, ma bisogna ripartire dalla lettera A, cioè dal fatto che l'incendio aveva pulito completamente il suolo, pulito per modo di dire. Cioè quello che deve essere chiaro è che lo sviluppo della vegetazione è da piante pioniere alla gariga, alla macchia mediterranea, al bosco che arriverà. E se degli arbusti finiscono dentro un bosco, vuol dire che quel bosco era artificiale, contrastava lo sviluppo della serie dinamica, mentre gli arbusti preparano la venuta dell'albero giusto, sempre che non si sia a quote tali per cui gli alberi non ce la fanno più a vivere. Recuperare i rimboschimenti, stiamo concludendo, tanti sono così e sono situazioni che sono poverissime di vita. 11° postulato, contro gli incendi viali tagliafuoco sono un toccasana. In Sardegna sono andato a chiedere, ma cosa ci fate? Passa una linea elettrica? No, facciamo un viale tagliafuoco. Ma scusate, ma quanto lo fate largo? E beh, come qua su in alto. I libri dicono che bisogna realizzarli alti 2-3 volte le chiome degli alberi più alti. Ma guardate che, prima di tutto, se il vento sbatte contro questo crinale, contro questo versante, crea un effetto camino se c'è stato il fuoco, per cui ai lati delle due metà di bosco artificialmente separate, le fiamme procedono molto più rapidamente, arrivano sul crinale, mentre sono ancora indietro nelle due porzioni di bosco più in basso. E poi gli incendiari dolosi incendiano quando c'è vento forte, c'è arido da tanto tempo, e quando è sera e sta per diventare notte, per avere la certezza che tutta la notte continui a bruciare. E certi incendi hanno superato l'autostrada nella piana di Albenga,
ci vogliono più di 5 volte tanto l'altezza degli alberi per un viale tagliafuoco, con tutte le conseguenze sotto il profilo idrologico e geologico, con tutte le conseguenze del fatto che non essendoci controllo sul territorio, poi i fuoristradisti vanno e si divertono, e così via. XII postulato, su terreni in pendio non devono esistere boschi d'alto fuso. Idiozia. Questo faggio da piccolo è venuto su un pendio molto ripido quando c'era tanta neve. E vabbè, poi si era addrizzato. Colpi di vento, nevicate successive, l'hanno sradicato, ma neanche per idea. Questa faggeta, siamo di nuovo nel Cansiglio, d'alto fusto, è ripida, ma si sta mangiando quel rimboschimento di cui è rimasto un ultimo abete rosso. E lo diciamo noi a questo bosco di larici, su terreno molto in pendio, sulle Dolomiti, sotto il Passo Rolle, guarda che tu sei fuori posto, ti dobbiamo tagliare perché alberi d'alto fusto non devono esistere su terreni in pendio. Ma come? Ma questo pino cembro, guardate su che pendio è, su roccia, più di un secolo è sopravvissuto alla tempesta Vaia, e anche questi lì sono sopravvissuti alla tempesta Vaia. Non ne trovate nessuno abbattuto, eppure sono in esposizione sud-ovest proprio da dove proveniva lo sciroppo. XIII postulato, se un bosco è degradato lasciamo fare alla natura, me la prendo anche con gli ecofili che non sanno nulla di ecologia. Ci possono volere secoli e secoli per recuperare situazioni dove le piante infestanti impazzano. Guardate a che altezza arriva la Vitalba. E qui sotto, che alberi c'erano? Boh, non può dire. XIV postulato, me la riprendo con gli ecofili, viva il bosco, viva la biodiversità. Deve essere chiaro che se i boschi si spandono dappertutto c'è una caduta di biodiversità. A livello microscopico no, è un pullulare di vita di batteri, funghi, protozoi, alghe, in genere unicellulari, ma a livello di vegetali e anche di animali evoluti no, la biodiversità si abbassa, queste cose si devono sapere. Il fuoco aiuta, è un amico. Guardate. Articolo 52 della legge forestale. I viali tagliafuoco possono essere ottenuti anche mediante l'impiego di prodotti chimici, diserbanti stile Vietnam, e siccome la Liguria ha tante rocce penetrabili dalle acque piovane, poi apriamo il rubinetto e viene fuori acqua con diserbante. Bello risultato, eh? E con la piantagione di essenze vegetali ignifughe, ma ne conoscete voi essenze vegetali che facciano scappare il fuoco a gambe levate? O comunque resistenti al fuoco. Poi ne parliamo di queste cose. Poi una quinta colonna mi ha detto cosa si intendeva per specie vegetale ignifica o comunque resistente al fuoco. Articolo 53. Consentito l'uso del fuoco nei boschi per combattere le fitoepidemiologie, cioè i discorsi sulle fitoepidemie, sulle malattie delle piante. E io ho scritto già nel 1983, ma è come dire che bisogna combattere la geologia se si vogliono combattere le frane. Le fitoepidemiologie sono le scienze che studiano le malattie delle piante. Bene, questo meraviglioso risultato è rimasto nella legge dell'84, nella legge dell'85 e poi finalmente nell'89 è stato trasformato il termine in fitoepidemie. È l'unico risultato che ho ottenuto dal 1983 ad oggi, perché poi questa situazione è rimasta nelle 7 leggi successive che riguardavano il bosco. Ecco, roba da matti. Vedete? Dal 1983 ad oggi non ho ottenuto nulla, salvo il cambiamento di fitoepidemiologia in fitoepidemia. Qual è la pianta che faceva fuggire l'incendio? La robinia spinosa, poi sotto facilmente ci vengono i rovi, e una squadra antincendio che scappa davanti alle fiamme o deve raggiungere il fronte del fuoco si trova davanti a una barriera spinosa che è impossibile da attraversare. Quali sono le vere piante che riescono a vegetare dopo il passaggio del fuoco? La quercia da sughero, che però deve essere messa su suoli calcioparenti perché ha bisogno di silice per calcare la danneggia. Qui è passato l'incendio l'anno prima, guardate, le chiome ci sono con qualche ramo scheletrito, ma poca roba complessivamente. E qui devo prendere dal mio libro Boschi in fiamme, perché come che fare, la SAGEP l'aveva proposto alla regione che quell'anno aveva 600 milioni da spendere di lire in sensibilizzazione della comunità su problemi degli incendi. Il direttore
generale dell'agricoltura e foreste si è fatto dare le bozze, poi ha negato il contributo e neanche il, come si dice, quella specie di sostegno teorico, morale, che non costa niente alla regione. E se il libro ha visto la luce, lo si deve solo all'avvocato Jacopo Virgilio, che quell'anno era l'assessore a flora e fauna, parchi e riserve, caccia e pesca. La negazione è stata anche del patrocinio, mi è venuto in mente in ritardo, da parte della regione. Perché questo? Perché io non avevo questa foto, me l'ha data un fotografo professionista che si chiama Giovanni Tognon, Bosco di Roverelle che brucia. Poi ci sono andato ed ecco la situazione il primo anno. Scusate, la moglie mi fa la clac dall'altra stanza. Ci sono andato l'anno dopo, vedete, sono strinate per bene le roverelle, però sono vive. L'anno dopo ancora la situazione era questa. Altri alberi sono morti, ma non erano roverelle. E la roverella ha una notevole ampiezza ecologica, la possiamo trovare da poche decine di metri sul livello del mare, fino a 600, 700, anche 800 metri. Queste sono le piante che resistono al fuoco e che dovrebbero essere messe a dimora, non le spinose robinie. Guardate qui, l'oliveto distrutto, i cespugli della ginestra distrutti, la roverella l'anno dopo era un cespuglio, un solo ramo, qua che è rimasto scheletrico. Ma non si osserva. Sedicesimo postulato, appiccare il fuoco a intervalli favorisce le specie buone foraggere. Lo so anch'io che se appicchi il fuoco ed elimini o riduci la presenza delle piante legnose, poi ottieni queste meravigliose distese di erbe dure da mati, che si chiama anche tagliacarne, la lisca. Devo cercare di non dire neanche un nome latino. Questa graminacea gigantesca che il bestiame mangia proprio per non morire di fame. Incendio. Il cespo di lisca morto. 6 mesi dopo, tutt'altro che morto. Sì, ma poi si risvegliano anche gli arbusti che non erano morti e fanno fuori le graminacee. E alla fine non resta nulla della pianta erbacea, anche se robusta. Postulato 17, quando un albero è grande, bello, pieno di foglie, di fiori, di frutti, è il momento di tagliarlo. Me l'ha detto un numero uno della forestale del passato in Liguria. Gli ho risposto, meno male che le sequoie non le ha scoperte lei, se no la più alta sarebbe alta 6 metri. E mi sono fatto l'ennesimo amico. 18 postulato della pseudoecologia. Gli incendi sono appiccati da piromani. Nel mio libro Boschi in fiamme dico una dozzina di casi di incendio, uno solo appiccato da piromani, gli altri erano tutti incendi di protesta, quelli dolosi, intendiamoci. Poi ci sono anche i colposi, ci sono anche quelli naturali, rarissimi, e quelli accidentali. Una macchina che brucia sull'autostrada, si mette su al corsia d'emergenza e passa il fuoco sui dintorni. Ma degli incendi dolosi tantissimi sono di protesta. Adesso fase propositiva finale. Guardate, questo è il centro di Genova. Qui vedete Piazza De Ferrari. Qui vedete la zona di caricamento. Siamo alla pellicola infrarossa a falso colore per censire lo stato di stress o meno delle piante. Questo è un bosco che sta benissimo. Vedete il colore. E qui vedete, siamo a Merano, fra le varie consulenze che ho fatto con l'uso della pellicola infrarossa a falso colore, c'è stata anche quella del comune di Merano. Vedete questi alberi? Vedete il colore malsano che hanno? Sono tutti ipocastani colpiti da un bruco di una farfalla, la Cameraria oridella. Andiamo a Sanremo. Guardate vicino a questo santuario quante tonalità di colori di alberi che indicano stress. Poi bisogna andare a vedere perché c'è questo stress. Ma noi intanto possiamo capire che ci sono delle piante che stanno male prima che l'occhio umano se ne accorga, perché hanno tutte quante la loro chioma ed è verde. La possiamo sapere con un anticipo di anni. Qui siamo ai giardini Spotorno, in circonvallazione a monte. Questi sono tutti dei cedri dell'Himalaya, che la gente chiama un po' scioccamente pini, tutto è pino, ecco, dei cedri dell'Himalaya che stanno male. Qui siamo in Val Bisagno, guardate quanti colori differenziati di livelli di stress, non mi posso diffondere troppo, comunque ho una proiezione anche su questo.
Guardate, come si vede bene, che rettificato il corso d'acqua, qui siamo in provincia di Pisa, si individua benissimo un meandro fossile del fiume. Vedete? Può servire anche per altri motivi l'infrarosso falso colore. Ed ecco, arriviamo all'ultima parte, ultimissima. Ieri, poco prima di mezzogiorno, il bilancio energetico dei miei 24 pannelli fotovoltaici. Vedete, lasciamo perdere, oggi, ieri a fine mattinata avevo guadagnato ben 0,62 euro. Il totale da quando ho i pannelli fotovoltaici circa 3 anni fa è l'equivalente di anidride carbonica fissata da 230 alberi. In dicembre di quest'anno, finora, abbiamo guadagnato mia moglie e io 9,45 euro, ma è ovvio che sia così. Questo è il consumo dovuto a luci esterne, soprattutto, e poche interne, perché la nostra casa ha subito 11 tentativi di effrazione, nessuno è andato a buon fine. E qui, quando è partita la pompa di calore, poi è ripartita, 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 ripartita. E negli intervalli c'era sole pieno, allora qui guadagniamo. Ma qui vedete il guadagno di tutto il 2021, 753,38 euro finora. Alla fine arriveremo a 760 all'anno, non voglio dire. 8,29 tonnellate di CO2 che non abbiamo immesso nell'ambiente. In totale, in questi 3 anni, 1877,20 euro che abbiamo venduto a GSE, che è l'azienda statale che paga per l'elettricità in più che gli utenti con pannelli fotovoltaici le vendono. E di nuovo 8,29 tonnellate. Va bene? Ho finito. Grazie. Gesù Cristo, guarda che ora. Ho parlato un'ora, scusatemi. Sei stato. No, no, sei stato bravissimo, grazie, grazie. Vi ho steso, eh? Grazie, bello, è stato interessantissimo. Sì. Senti, Visto che c'è qualche domanda. Ma... ho una domanda, solo una in chat. Allora, Caterina che dice che in un condominio a 700 metri sono stati fatti eliminare dal sindaco 3 abeti per timore di uno sradicamento tipo Vale. Che cosa succede? Due domande. Cosa succede alla parte radicale e cosa sarebbe opportuno piantare al posto di quello che è stato sradicato? Posso rispondere? Sì, certo. Per quanto riguarda il destino della parte radicale, va molto lentamente in necrosi. Molto lentamente perché gli abeti sono pieni di cellulosa e soprattutto di lignina, ma tutte le conifere sono piene di lignina. Tenete presente che i pontili della città di Venezia sono stati fatti piantando nel fango del fondo tronchi di larice soprattutto, e ci sono da 1500 anni in qua. Quindi sono molto resistenti, ma anche loro vanno in disfacimento. Per quanto riguarda che essenze mettere, il problema è più complesso perché bisogna sapere l'esposizione, il tipo di terreno, le caratteristiche meteorologiche e climatiche. Se dipendesse da me, volendo anche sistemare dei sempreverdi che consentano di produrre ossigeno e di bloccare anidride carbonica, vista la quota, però mancano tutti gli altri elementi, io suggerirei degli agrifogli, che sono sempreverdi, in quella fascia vivono bene, possono prosperare e sono anche, tutto sommato, dei bei alberetti che possono diventare col tempo molto alti anche. Alti se non molto alti. Bello. C'è un'altra domanda o commento di Giovanni Belgrano. Bellissimo e accattivante come al solito, Enrico, complimenti. Avrei due domande. Se le coste non sono disseminate di lecci, è solo colpa dell'uomo? La seconda domanda è, mi daresti una definizione di biodiversità? È
È un concetto biologico, etico, zoologico o politico? Grazie. Allora, per quanto riguarda la colpa dell'uomo, sì, è così. È una colpa. Tenete presente che Gianni, tieni presente che il leccio riesce a dare un carbone di legna ancora decente, anche se i rendimenti maggiori li hanno alberi di maggiore quota, ecco, le carbonaie di un passato, quando c'era anche la transumanza dei carbonai dalle regioni dove si faceva normalmente il carbone di legna, in zone dove invece non c'era questa abitudine, ma c'era il bosco. Sicuramente è l'uomo che ha cambiato, anche perché lungo le coste c'è un clima migliore che ad alta quota, per cui è lì che si è indirizzata la conquista da parte dell'uomo, dell'ambiente soprattutto. Per quanto riguarda la seconda domanda, la biodiversità è un concetto che magari è difficile quantificare con precisione, perché a comporre la biodiversità possono concorrere miliardi di esseri viventi. E direi che è un concetto ecologico, un concetto ad un tempo zoologico-vegetazionale. Non è un concetto dei due terzo e quarto che mi avevi detto e che dall'alto della mia posizione di giovane consulente onnisciente mi sono dimenticato. Etico, zoologico o politico? Sì. No, zoologico è solo parziale, perché un ecosistema si compone di biotopo, cioè di un particolare ambiente, con la componente animale e la componente vegetale che insieme formano una biocenosi. Quindi biotopo più biocenosi uguale ecosistema. Quindi dire zoologico è solo parziale, perché c'è sempre una parte di animali e una parte di vegetali. E poi per quanto riguarda il resto direi che no, che è troppo riduttivo accennare ad altri aggettivi. Ho fatto dei pasticci? No. Senti, Enrico, scusami, se chiudi la condivisione, in fondo, il solito sì. Tasto ti dovresti vedere scritto chiudi. Interrompi condivisione, sì. La chiudo. Così vediamo te. Lo schermo non ci interessa più. Vediamo. Per me va bene, ma sono utile soltanto in caso che ci sia una persona in dolce attesa che non vuole avere più il bambino. Allora, come io ci sono. Ma dai! Ciao, Enrico! Scusa Maria Teresa, io avrei fatto una domanda, però mi pare che non compaia. No, non l'hai scritta. Te la posso leggere, ti spiace. Fa la voce, tanto non ci sono altre domande, ci sono i ringraziamenti. Sono davanti a un computer non mio. Quello che avevo scritto era, sostanzialmente almeno da quello che del tuo intervento, è che c'è un'evoluzione naturale del bosco, però su cui l'uomo da tempi remoti ovviamente è intervenuto per i suoi interessi, perché la ceppaia era funzionale a tutta una serie di usi, insomma, adesso ovviamente qualcosa ce la puoi dire tu. Ecco, questi usi sono venuti meno, il castagno non si coltiva più per gli usi che aveva. Questi boschi ovviamente sono invecchiati e sono in qualche modo rimasti deteriorati o alterati. Ecco, cosa si può fare volendo mantenere comunque una superficie arborea con tutti i suoi vantaggi che ha? Ecco, questa sarebbe che tipo di politica dovremmo fare per poter in qualche modo tener conto di un'epoca che è finita e di una nuova che dovrebbe cominciare, e il bosco dovrebbe avere altre funzioni che non erano quelle antiche di fare la legna piuttosto che la legna da ardere o che so io. Sì, diciamo che purtroppo dobbiamo lavorare proponendo un libro dei sogni, visto anche le scelte che sono state fatte in questi ultimi tempi per quanto riguarda la destinazione dei fondi della Comunità Europea. In pratica noi dovremmo tendere ad avere, secondo me, in ambienti che non interessino più la comunità per motivi economici, in zona di crinale e
un pochino ai lati della zona di crinale, nella prima porzione dei versanti, sempre che non siano troppo acclivi, prato e arbusteto, per avere biodiversità rispetto ai versanti, alle porzioni basse dei versanti, dove è fondamentale che invece ci sia il bosco per consolidamento dei pendii. Un'altra cosa che si deve fare è stabilire, secondo principi rigorosamente ecologici, gli esemplari di quali specie insediare, fatto che varia. Quando io ho redatto l'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico della regione Liguria, ho modificato da un punto di vista legislativo quello che doveva diventare la copertura vegetale della Liguria. Poi l'hanno falcidiata e hanno rovinato tutto, ma pensate che solo nel primo anno, quando è divenuta legge il piano paesistico, io ho bloccato più di 500 richieste alla Comunità Europea di miglioramento dei pascoli. Immediatamente a monte delle case di Genova, per esempio del rione di Marassi, ne ho bloccate più di 500. Era lo sport locale, facciamoci dare soldi dalla Comunità Europea così miglioriamo i pascoli. Quando Genova ha il primato europeo delle precipitazioni da un'ora a 24 ore. Quelle del secolo scorso 948,4 mm di pioggia. Sono 948 chili e 4 etti per ogni metro quadrato di superficie di acqua. E nell'Ottocento 822 chili di acqua per metro quadrato di superficie in 24 ore. Sono valori da pioggia monsonica, per cui bisogna che questi boschi ritornino. Allora, cosa hanno pensato? Io avevo elaborato una relazione ecologica che spiegava la filosofia che mi aveva guidato. E quando trovavamo scritto PRT, TRZ, BAT, significava praterie termofile, quelle di bassa quota, trasformazione, bosco di angiosperma termofile, cioè leccio. E come l'hanno interpretato? Siccome la forma mentis è quella dell'albero e basta, bisogna piantare lecci, ma se noi piantiamo lecci in un prato, restano dei bonsai perché hanno bisogno di essere protetti dalla luce, dal vento, dagli sbalzi termici, avere humus dentro il terreno. E no, anche piantando corbezzoli noi possiamo avere il rispetto di quella norma. E poi ci penserà la natura poco alla volta. Quando sarà stato migliorato il terreno andremo lì a mettere, per esempio, dei lecci molto giovani. E avevo anche specificato in questa relazione ecologica come si doveva procedere. Non è stata accettata. Se voi andate perché mi ha detto il dirigente Massimo? Ma tu hai scritto un documento che è simpatico, è spiritoso, è elegante, non può stare in una norma di legge che deve essere un mattone terrificante. Te l'abbiamo dovuta togliere. Risultato, due sbagli. Io che dico che tutto deve diventare bosco di quelle cose e che si deve procedere piantando quegli esemplari di quelle specie lì. Qual è stato il risultato? Io avevo detto in questa relazione che bisognava sfruttare tutte le possibilità che anche la chimica ci consente. Cioè io se devo prendere degli esemplari destinati a diventare alberi, che quindi hanno esigenze ecologiche complesse rispetto a un arbusto, a un suppudice o a un'erba, devo diminuire lo stress da trapianto. E allora, prima cosa, non esemplari in fitocella, ma esemplari in vasetto, perché c'è un apparato radicale che si sviluppa meglio. Poi le devo mettere dando il colpo di zappa, non scavare delle buche di 60x60x60. Il colpo di zappa lede meno il terreno, per cui l'acqua dalla profondità, a parte dove è il colpo di zappa singolo, viene su per capillarità, non viene su massicciamente come su un terreno che è diventato smosso. Poi bisogna mettere pochi grammi di polimeri idroretentori intorno al fusticino, ma stando attenti che non tocchino le radici, che non tocchino il fusticino, perché questi polimeri idroretentori succhiano l'acqua con una potenza notevolissima e mi dissecano le radici e il fusticino.
Sapete come è stata accolta dalla forestale questa proposta? Ah, Martini vuole fare del giardinaggio boschivo. Peccato che il comune di Genova, dove ha fatto dei rimboschimenti con questi principi, ha ottenuto delle rese di quasi il 100%. Questo bisognerebbe fare sfruttando anche alberi che non sono la lettera Z dell'alfabeto, ma che la precorrono, come certe querce, capite? Oppure arbusti che abbiano un ruolo importante per ricostituire un manto arbustivo in attesa che diventi arboreo. Enrico, posso chiederti una cosa io? Noi allo Zenzero abbiamo un piccolo giardino, il classico giardinetto fra i due palazzi genovesi, una volta trasformato in un gioco da bocce. No? Poi da anni ci siamo noi, il gioco da bocce non è più stato riattivato. Adesso dall'anno scorso, in tempi di pandemia, anche un giardinetto fra due palazzi può essere utile. Abbiamo cominciato a rimetterlo in sesto. Che cosa si potrebbe mettere come piante lì? Il corbezzolo tra i palazzi di Genova non ce lo vedi, vero? Immagina, peccato perché mi piacerebbe tanto. No, tutto è possibile. In fin dei conti lo metti e le condizioni climatiche e meteorologiche più o meno vanno bene per il corbezzolo. Non ha bisogno di un suolo particolarmente ricco e quindi si può fare. Ecco, verranno gli uccellini a mangiarsi. Certo. Ma se no cosa si potrebbe mettere di arbusti? Non dipende, ovviamente, non puoi arrivare. Per quello il corbezzolo ci può stare, però dipende da che cosa vuoi. Se vuoi definirlo manto è tanto, ma se vuoi mettere delle piante che siano gradevoli dal punto di vista estetico, sì. Ma ci sono tante piante che lo sono. E si potrebbe anche pensare di avere qualcosa che fiorisca presto, e poi un po' tardivamente. Dipende anche dalla distanza dai palazzi e quanto sia spesso il suolo. Perché, per esempio, l'albero di Giuda dà una fioritura che precede la foliazione, è un annuncio di primavera, è precoce. Il ligustro del Giappone, Ligustrum japonicum, è da un fogliame persistente e fitto, e anche una fioritura di fiorellini abbastanza piccoli, ma tanti copiosi, e sono belli anche questi. Però bisogna sapere qual è la distanza, perché poi col tempo, se ci sono dei muri abbastanza vicini, tu hai parlato di fra due palazzi, c'è il rischio che ci siano problemi alle fondamenta di un palazzo di tutte e due. Ecco. Tutto sommato, io penserei magari a cespugli tipo la forsizia, che proprio all'inizio della primavera è un bel messaggio di primavera che sta arrivando, con tanti fiori gialli, foglie, ecco. E allora forse dei cespugli di forsizia non daranno mai dei problemi alle fondamenta dei palazzi, ci possono stare bene. Sì, certo. A marzo-aprile è un tripudio di fiori gialli. Ecco. Se volete qualche cosa invece che si possa raccogliere, direi che non sia tanto... Ma l'idea della forsizia mi sembra molto bella, che appunto annuncia la primavera con un po' di gioia. Dopo un inverno uggioso, magari col Covid, uno si tira un po' sul morale dicendo vabbè, la natura riparte, ripartiamo anche noi. Sì, infatti. Enrico, scusa. Sì, sento. Dimmi. Ecco, volevo sapere che ne pensi invece di una fioritura invernale, anche a gennaio, tipo Chimonanthus praecox. Ci sono anche questi qui. Il problema del Chimonanthus è che può diventare alla lunga un po' massiccio, come apparato radicale, così. E allora io resterei su cose un po' più piccine. Io ho visto dei Chimonanthus che sono effettivamente arborei, ecco, poi possono dare fastidio con i rami se non sono portati non solo a distanza delle facciate dei due palazzi, quanto misuri questo terreno. Ecco. Se avessi dei dati potrei far mente locale meglio e dare altri suggerimenti. Ecco. Magari ti scriviamo. Bene. Credo che Federico mi stia suggerendo di tirare le fila e raccogliere. No, io volevo soltanto chiudere se vi davo... Intanto volevo ringraziare
Enrico dei suoi interventi. Volevo anche dire rispetto alle cose, ai suoi suggerimenti, che avremo un altro appuntamento dove parleremo di boschi in città e quindi insomma sarà un altro momento di discussione su questo tema. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato al successo di questa trasmissione, a cominciare da Mariuccia Romano che ha la console, Christopher che indirettamente ci ha dato una mano per la regia, ancora di più vabbè, a Maria Teresa che oggi si è anche preso il compito di fare la regia in assenza appunto di Christopher. Volevo ringraziare Carola Sessarego che cura la nostra grafica e ridavo la parola a Maria Teresa per appunto nel suo ruolo quindi anche di moderatrice per sapere un po' quale sarà i prossimi appuntamenti. Sì, grazie Federico. Prima di dirvi di condividere la locandina del prossimo appuntamento, scusate, in chat c'erano i ringraziamenti e i complimenti di Marco Appiano e di Piero Anfossi, che con Enrico c'è sempre da imparare tanto. Grazie a Enrico e agli organizzatori. Grazie anch'io per il contributo e i suggerimenti che mi ha dato. Ringrazio anche tu, ok, scusami. Allora, il prossimo appuntamento sarà a gennaio, tra l'altro il circolo riapre il 10 di gennaio e riprendiamo le conferenze il primo martedì dell'anno nuovo, quindi martedì 11 gennaio, e riprendiamo con Ugo Bardi, docente di chimica dell'Università di Firenze, e ci spostiamo a piangere sul mare svuotato, quale futuro per l'economia blu. Con questo anch'io ringrazio moltissimo Enrico, sempre interessantissimo quello che ci racconta, e niente, e vi do appuntamento a gennaio. Grazie a tutti.